Allora, io sono Ugo Fattore, suono la fisarmonica dal 1950 e poi ho proseguito sempre facendo pure delle piazze. Prima ho fatto perché non con questa fisarmonica, perché aveva la fisarmonica migliore di questa qua. E adesso naturalmente faccio qualche battente qualche volta, qualche sposalizio, ancora faccio qualche cosa. E purtroppo sono pure anziano. Io sono nato il 10/3/1929, adesso mi sono messo ai 93 anni, anzi è anche troppo di quello che faccio, sennò prima la fisarmonica la suonavo molto meglio di come adesso, perché le mani non sono più leggere come una volta. E poi mi sono sposato con la signora qua presente e abbiamo fatto una famiglia, abbiamo due figlie femmine e adesso ho 5 nipoti, tutti laureati questi, e veramente sono contento. Ho due generi che mi vogliono bene, mi rispettano e io pure a loro reciprocamente la cosa, e così ho continuato. Poi il mio mestiere dal 1946 io ho cominciato a fare il muratore, e poi perché si facevano le case tutte a pietra e ho fatto lo scarpellino, io ho il portone a casa mia, l'ho fatto io che aveva pochi anni, aveva una ventina d'anni, manco l'aveva. E quindi ho continuato sempre a fare il muratore fino a 66 anni, e poi a 66 anni me ne sono andato in pensione. E adesso mi godo la vita, ogni tanto così faccio qualche lavoretto, faccio l'ortaggio, poto gli ulivi, faccio queste cosette che posso fare, ci sono cose molto da raccontare, ma questo non si finisce mai. Suona Ugo Fattore, prego. Dire i giovani di oggi. Ma quello hanno un'altra. I giovani di oggi purtroppo non danno questi la vita, perché io sono attraversato tre epoche. Una prima che scoppava la seconda guerra mondiale, poi durante la guerra e dopo la guerra. Poi gli americani hanno passato proprio su questo posto qua, che le egizie cantavano e veramente gli americani hanno lasciato la civiltà. Che prima mangiavamo così col cucchiaio, nel poco dopo con i piatti e piattine si mangiavano chiumelli. Mo per esempio ci sono i ragazzi di oggi, naturalmente queste cose che so io non lo sanno proprio, quelli che vanno a sapere che qua gli americani sono passati con le egizie che andavano a fornelli. E io questo l'ho visto, queste cose qua, e ce la racconto ancora questi. Ma questi di oggi si hanno abituato diverso, perché sono nate che l'epoca buona, mentre io sono nato che l'epoca un po' povero, la vita era tutto diversa. Cioè io proprio fino a 17 anni sono andato che gli anni con le vacche in campagna, a scolare. E poi lavorava pure con la radra, sempre con le vacche, cioè, allora si viveva con la campagna, mentre adesso la campagna è tutta abbandonata, non si fa più niente di queste cose. E i giovani di oggi che fanno? Studiano, fanno, però non fa niente quasi nessuno, perché i posti non ci sono. E quindi si deve andare, siamo noi ancora nonni che aiutiamo questi giovani, ancora questo. Thank you.
purtroppo io mi sono aggiornato pure io con i giovani, perché oggi ti devo aggiornare, che sennò ti pigliano pure per festa e ci tu sul palco non capisce niente. Va bene, io saluto il direttore qua che ci ha ripigliato tutte le canzoni, e veramente per me è stato un piacere assai di conoscere questa persona così gentile, che veramente è stato gentilissimo. Grazie, proprio grazie. Veramente è stato e questa è una cosa bella, incontrare una persona come lei. Grazie. È difficile. Grazie. Comunque io non trovo il modo di ringraziarla, e saluta a casa vostra, saluta a tutti quanti. Ciao! Tanta felicità, signori! Grazie, tanta felicità! Grazie! Sono Albino Fattore di Cerro al Volturno. Da sempre ho avuto questa inclinazione, questo pallino per l'arte. Poi man mano che sono stato fuori, ho lavorato fuori a Milano, ho conosciuto degli artisti a Milano che mi hanno introdotto in quest'arte. Poi sono andato in Fiat e lì poi come hobby ho coltivato sempre la pittura. Fino al 2000 ho dipinto, poi sono passato così alla scultura. Ho voluto provare anche quest'altro tipo di arte. Prima ho fatto dei bozzetti in argilla,
per vedere come mi venivano. Poi ho contattato un artista di Milano, un certo Romano Pelati, gliele ho presentate in foto e lui ha detto no, portameli questi così. E nel frattempo poi ho fatto una 5 o 6 bozzetti trasformati in bronzo e glieli portai, restò quindi contento. C'erano altri artisti famosi a Milano. Volevo fare una serie di personaggi del secolo scorso che hanno lasciato l'impronta nel mondo. Quindi dopo l'argilla son passato alla pietra locale, però la pietra locale non è molto buona per scolpire. Poi ho cominciato col marmo di Carrara. Poi mi sono ispirato anche alla natura, attraverso il legno, attraverso delle sculture che la natura ci ha dato, in cui l'artista non è l'uomo, ma è la natura che ci regala davvero delle... E poi anche con delle piccole modifiche, quindi si hanno dei risultati proprio buoni, si hanno. Quindi come primo lavoro ho fatto un bozzetto a un nostro caro dottore, Dante Taglienti, che è esposta in piazza Giacomo Sodati a Cerro. Poi come secondo lavoro ho fatto il dolore, perché bersagliato da tutte le notizie che ci vengono propinate, quindi cioè, il dolore è qualcosa di... cioè noi lo tocchiamo con le mani e quindi ho voluto fare quella figura che quasi non lo vuol vedere, si è richiuso in se stesso per non vedere quello che succede intorno a lui. Questo è uno studio che fece all'epoca per un certo pittore di Castelnuovo, è famoso, i suoi quadri stanno anche a Louvre, a Parigi, un certo Charles Moulin, però non mi è venuto come volevo, però l'ho lasciato così come lavoro. Poi a seguire c'è questa figura, questa è, diciamo, avrei voluto farla in bronzo appunto per mettere in risalto questi personaggi che ci sono stati del secolo scorso, come Martin Luther King, Che Guevara, quindi queste sono delle figure storiche, mitiche del secolo scorso. Avrei voluto farle in bronzo, però non si sa mai. Adesso ce le ho come bozzetti in argilla, però non si sa mai di poterli realizzare in bronzo. Invece questo bozzetto qui è mia madre che, diciamo, ha fatto tutto per me. Pensa un po', per farmi studiare allevavo un vitello l'anno. Pensa un po'. Lei è contadina, appunto per farmi uscire da questa situazione allevavo un vitello l'anno per farmi studiare, e quindi devo farci adesso è in argilla, ma prossimamente sarà un bronzo anche per lei, perché se lo merita, diciamo, ma come tutti i genitori lo meritano. Questa qui invece è Serpente in amore, io le ho viste davvero andando per asparagi queste scene, e quindi le ho riprodotte attraverso delle radici di alberi che poi ho messo in questa posizione appunto per risaltare, diciamo, questo evento naturale che avviene ogni anno quando i serpenti vanno in amore. Questo qui invece è un tronco che era destinato al fuoco. Un collega disse: non ho di che farmene, se lo vuoi prenditelo. E disse, sì, ma me lo porto. E così ci ho fatto nascere attraverso, diciamo, delle aperture. E ho detto, ma qua ce n'è. Questa mi sembra quasi un'opera pornografica, io direi, perché a un certo punto la vita come avviene? Avviene per penetrazione. Quindi germi, microbi, batteri entrano nei corpi e quindi si sviluppano e quindi nasce la loro vita. Purtroppo nasce sbagliata per noi, però è sempre la nascita di una vita. E così ho scritto qua come nasce la vita. Qui, diciamo che è un risultato di un assemblaggio di pezzi che andavano al macero, quindi al ferro vecchio. Io le ho recuperate e ci ho fatto questa scultura così, molto scheletrica. Ma questa perché? Perché questa
mi ha dato lo spunto per un racconto che ho fatto a mio padre, in cui, vabbè, poi glielo darò questo libro, quindi vedrà che è collegato questa figura. Cioè, mio padre era contadino, quindi andava a zappare. A un certo punto lui alla fine vede questa figura che non si riconosce più, perché era un uomo possente, forte, e quindi alla fine vedeva questa cosa che non riconosceva più, diciamo, la sua figura. Quindi vedeva questa figura così tanto per... Questa qui invece è un bronzo, e questo è l'uomo potrebbe volare. Dici, ma l'uomo vola anche bene, quindi, però l'uomo nel senso che siccome è sempre legato alle cose materiali, e qui ci sono riportati tutti i 7 peccati capitali. Quindi attraverso quei 7 peccati capitali io ci ho aggiunti altri 3 come l'odio, quindi ne ho aggiunti in altri 3, quindi lo frenano e quindi non lo proiettano verso assentimenti buoni, quelli che diciamo che ci dice anche la nostra religione. Quindi io sono profondamente religione, quindi cerco di applicare i 10 comandamenti. Quindi se l'uomo applicasse effettivamente questi 10 comandamenti, e quindi davvero potrebbe volare verso il paradiso proprio terrestre, potrebbe volare. Questo è il senso di questa scuola. Questo invece è sempre una opera naturale, che è una radice di quercia. Io l'ho adattata e mi parve proprio, fantastica questa, perché c'è un rigonfiamento qua. Il serpente, quando ingoia il rospo, aumenta, diciamo, la sua dimensione in questo tratto qua. E quindi l'ho presa e l'ho lavorata, e quindi io ho dovuto costruire questo ramo adattandolo alla sua anatomia. Quindi questo è un serpente, è una radice di quercia. Questo invece, anche lui fa parte di quei famosi personaggi del secolo scorso che avrei voluto fare. Questo è l'avvocato per antonomasia, proprio l'avvocato Agnelli, che poi è stato anche il mio datore di lavoro. Ma perché Agnelli? Ma perché questa è stata una figura emblematica. All'epoca di Mani Pulite, veniva strattonato dai politici per portarlo o da una parte o dall'altra, ma lui disse: io sono un industriale e voglio fare l'industriale. Quindi è stata una persona coerente con se stesso, e quindi la sua coerenza mi ha indotto a fare questo bronzo. Questa qui invece è la Lisistrata. Questa mi è stata ispirata da una tragedia di Aristofane. In occasione della guerra del Golfo furono rappresentati quasi 250 teatri del mondo contro la guerra.
la Lisistra, quindi oltre 2000 anni fa si diceva fate l'amore, non fate la guerra. Quindi questa cosa mi è rimasta impressa e ho voluto fare appunto la Lisistra. La Lisistra in greco significa proprio colei che scioglie gli eserciti. E quindi ho voluto fare appunto questa donna ateniese che rimprovera il soldato e dice ma con noi quanto ci state? Pensate solo alla guerra. Quindi questo è un concetto di millenni vecchio. Perciò ho voluto fare questo bronzo alla Lisistra di Aristofane. E per non dimenticare quello che c'è stato in passato, gli olocausti che ci sono stati in passato, ma purtroppo ci sono anche oggi. E per richiamare la memoria del passato e per non per celebrare diciamo la violenza, ma per dire per contro la violenza. Quindi ho fatto queste figure scheletriche appunto per evidenziare che la violenza è qualcosa di demoniaco, quindi no, non ci dovrebbe essere. E questo invece, vi ricordate quando c'è stata la guerra tra Israele e i palestinesi? Israele ha bombardato i palestinesi che stavano pregando, cioè questa è fuga dal fosforo bianco. Israele usò appunto il fosforo bianco per stanare i palestinesi che stavano pregando, però purtroppo quelli stanno pregando e Israele li ha bombardati. Quindi fuga dal fosforo bianco. C'è un presepe in miniatura, c'è questa diciamo vite che si avvolge su se stessa e sopra quindi c'è il presepe. Però si può notare che a Nostro Signore verso di lui, cioè molta gente ci va, ma anche oggi per esempio, infatti si vede anche a Piazza San Pietro, no? Quando fa le omelie il Papa, però poi una volta raggiunto diciamo cioè l'essenza proprio della religione cristiana, cioè il pensiero e di Nostro Signore, cioè tutti cercano, però poi pochi riscendono. Quindi il pensiero di Nostro Signore, cioè tutti che si vogliono avvicinare, però poi pochi sono quelli che effettivamente si legano alla sua parola, a quello che lui c'ha. Infatti si vedono pochi che scendono.
però sotto, però c'è il male, c'è un serpente, che il male è strisciante, noi non lo vediamo, però c'è, ed è sotto i nostri piedi il male, e questa è la figura di un serpente che rappresenta appunto il male. Quindi c'è la luce, però c'è anche il male sotto. Questo è Gandhi, diciamo, quando era un po', diciamo, paffutello, diciamo. Questo è Pietro Locale, anche questo fa parte di quei personaggi del secolo scorso che, diciamo, hanno lasciato la loro impronta, e quindi ho voluto appunto fargli questo pensiero a questo grande uomo che senza armi, diciamo, è riuscito a lanciare un certo concetto di quello che è la vita, la pace. Queste invece sono dei visi che gridano, urlano. Io ho scritto anche dei pensieri improvvisi, ispirati appunto da Andrei Sinyavsky, un famoso poeta russo. Ha scritto dei pensieri improvvisi, anche io ho scritto dei pensieri improvvisi. E sentendo in giro, dice una persona, dice all'altro, oh, quello c'ha un cuore di pietra. Però se le pietre potessero gridare, secondo me, direbbero a un'altra pietra, tu c'hai il cuore dell'umano, per dire che il cuore dell'umano è più duro di quello della pietra. Questo è il concetto che ho voluto. Anche questo è un grido, fa parte, diciamo, della, diciamo lo stesso pensiero, ecco. È pietra, questo è Maya Gold, è un marmo. Questo io l'ho chiamato Jegru, Gesù. Perché Jegru? Perché se Gesù tornasse oggi su questa terra, mica sarebbe tanto contento. Perciò l'ho chiamato Jegru, cioè Gesù crucciato. Questo appunto per mettere in risalto, diciamo, il momento proprio tipico che stiamo vivendo in questi giorni, in questi anni. Quindi sicuramente lui non sarebbe contento del nostro comportamento. E questa invece è una Madonna. Noi siamo molto legati al culto della Madonna, qui veneriamo la Madonna dell'Arco. Adesso che andiamo a realizzare una stela alla civiltà contadina, lei è quella che va proprio sopra questa scultura, che supererà i 4 metri, è a base triangolare, una piramide a base triangolare, per richiamare i valori il valore trinitario della nostra religione. E lei andrà appunto sopra la cima di questa piramide. Quindi questo rappresenta la terra, il nostro globo terrestre. Quindi sotto la Madonna, quindi ci andrà appunto, cioè lei al di sopra di tutto, al di sopra del mondo, quindi del nostro pianeta e quindi dell'universo. Una scultura in marmo dedicata a un personaggio di questo posto, abitava a 300 metri da qui. Lui è stato un eremita della cultura del secolo scorso. Lui ha fatto decine e decine di libri, però non ne ha voluto vendere nessuno, perché dice che chi vuole leggere, legge lo stesso. Quindi io non ho, lui la cultura la regalava. E appunto per questo motivo, per mettere in risalto il suo valore sia letterario che umano, quindi e poi è stato anche colui che mi ha spinto proprio all'arte, quindi prima alla pittura, e poi perché ho illustrato diversi suoi libri di Vincenzo Rossi, quindi gli devo anche questo al nostro caro Vincenzo Rossi. E quindi tra non molto, adesso che costruiranno la piazza qui, quindi verrà messo in piazza, quindi già c'ho il progetto, quindi lui nascerà da una pietra locale, da un libro che ho là sotto, perché lui nasce dal libro, quindi è stato un autodidatta, quindi lui andando con i greggi leggeva, infatti lui si è diplomato, poi ha preso la laurea in età molto avanzata, quindi diciamo che è stato un personaggio del secolo scorso, quindi non potevo fare altro che, diciamo,
mettere in atto quello che lui mi ha insegnato, mi ha spronato, e quindi io, diciamo, gli ho regalato questo pensiero per mettere in risalto la sua, diciamo che è stato l'eremita della cultura. Lui detestava quindi tutti gli assembramenti fuori luogo, quindi è stato, diciamo, un grande della letteratura italiana del secolo scorso. Questo qui, anche questo doveva fare una brutta fine, questo tronco qua. Però ho detto, ma perché fare una brutta fine? Bruciarlo? Ho detto, qua c'esce qualcosa di caratteristico. Poi l'ho lavorato e vedevo che ci uscivano dei visi, delle teste d'animale. Allora ho detto, ho cominciato a dire, ma guarda, qua noto una certa figura. Lo guardo dall'alto, un'altra figura. Lo guardo da quest'altra parte, un'altra figura. E allora ho detto, ma qui c'esce qualcosa di bello riferito a noi, all'uomo. E l'ho completato e quindi l'ho messo su questa pietra qui che ho portato dalla montagna. E si nota, diciamo, questa è la natura che ci dona queste sculture, una forma in cui c'è l'Italia. Cioè l'Italia preistorica, quando si andava a formare, ho detto, ma allora l'abbino e ci scrivo un certo messaggio. E dico, per chi lo legge, che bestia sono io? Però, diciamo, questa è riferita a me prima di tutto, però poi anche alla gente che... io mi riferisco sempre al male che c'è nell'umanità, e qui dice, che bestia sono io, riferito appunto all'uomo. Questo è il messaggio finale che ho voluto dare a questa figura qui. Diciamo, questo fa parte del periodo pittorico, e questo rappresenta, diciamo, il lume del sapere. Lì c'è un cero, quest'uomo nudo, piccolo, davanti al sapere. C'è l'Eneide, c'è la Bibbia, sono testi di filosofia, c'è tutto, però l'uomo è piccolo di fronte a quello che l'uomo può sapere, ma è una inezia. Quindi, cioè, l'uomo crede di sapere tutto, però in definitiva sa molto 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 poco. Questo è il messaggio che ho voluto dare con questo quadro qui. Questo fa parte degli ultimi lavori che ho fatto in pittura. Rappresenta Cerro con le Mainardi. Questo però è visto da dove c'è la scuola attuale, quindi da
dalla zona dove c'è il convento di Santa Maria di Loreto, andando verso Acquaviva di Sernia, e da lì dove c'è la scuola attuale, su un tornante si nota appunto il castello con le mainarde dietro, in cui sotto c'è l'autunno, però la neve già ricopre le mainarde. Quello per esempio rappresenta la luna non è più in cielo, nel senso che l'uomo è stato così, anche se qualcuno poi l'ha messo in dubbio che l'uomo sia andato sulla luna, però diciamo che l'idea è quella che effettivamente l'uomo è andato sulla luna, però diciamo il dubbio resta comunque, però diciamo la luna non è più in cielo, perché ormai l'uomo diciamo l'ha conquistata in certo qual modo. E questa rappresenta, diciamo, la certezza sull'umanità. Infatti io ho scritto anche un pensiero improvviso in questo senso, cioè l'unica certezza, diciamo, che è la morte, nell'umanità l'unica certezza è quella, la morte. Quindi io l'ho voluto rappresentare appunto che questa umanità smarrita, diciamo, le macerie e lei la morte che svetta lassù in cielo, che quella è l'unica certezza, è la morte, diciamo, su di noi. Questo rappresenta la civiltà contadina, cioè quando non c'era il trattore ma si arava con i buoi, e mio padre era un abile domatore di buoi al Maggese. E io ero piccolo, avevo 7-8 anni, e lui mi metteva sull'aratro per iniziarmi al lavoro, e quindi questa scena mi è rimasta impressa, e quindi ho voluto appunto fare questa scena della civiltà contadina, quando l'uomo quindi arava con i buoi facendo il maggese. Questo qui invece è Macigno sul Sudafrica, e questo mi fu ispirato dall'epoca, dal vescovo Tutu di Johannesburg, in cui diceva che all'epoca, quando diciamo amministrava Bota, e lui, questo vescovo, in una intervista disse: se dovesse essere rieletto Bota sarebbe un macigno sul Sudafrica. Ecco, questa espressione mi ha ispirato questo macigno sospeso nel cielo che grava sul popolo di colore. Questo invece rappresenta le classiche scene del popolo africano che attraverso il deserto vaga da un posto all'altro, quindi con le masse rise in testa, quindi
anche qui c'è il dolore di questo popolo che non trova pace, quindi gira da un posto all'altro, quindi senza meta, senza un posto sicuro dove andare. Quindi questo è il dramma dell'Africa, per esempio. Questo qui invece è un quadro che rappresenta Madre Teresa di Calcutta e Diana. Ma qualcuno dice, ma perché quell'accostamento? Ma per me Diana, diciamo, per il rango che ricopriva, si è dimostrata, diciamo, con degli atteggiamenti umani proprio verso la gente di colore. Distribuiva cibo, prendeva bimbi di colore in braccio. Quindi per il ruolo che occupava, quindi queste sono dei modi che per me l'avvicinavano a Madre Teresa di Calcutta, che noi tutti conosciamo il suo valore. E ho voluto appunto metterle insieme su una rosa, appunto due petali di amore sull'umanità. Questo qui invece, anche questo è un quadro catastrofico, in cui c'è la terra che si sta sciogliendo, appunto, visto quello che succede intorno a noi, quindi ho pensato, ma prima o poi noi forse non lo vedremo, ma la terra si scioglierà come un ghiacciolo alla fine. Non ho parole per ringraziare l'amico Ezio, che ha voluto così fare un excursus su tutto il mio lavoro, ma è un hobby più che è un passatempo. Il pensionato che deve fare? Deve passare il tempo, questo è. Comunque ringrazio di nuovo l'amico Ezio per queste riprese, grazie.